Luca capitolo 9, versetti dal 28 al 36. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». E qui vedete il caratterino di Luca. Viene chiamato lo scriba della mansuetudine di Cristo. Sì, ma lui era puntuto. Guardate che commento fa. E non sapeva quello che diceva. È classico della moglie quando il marito parla. Non sai quello che dici. Luca è così. Gesù disse: non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? E lui ci trova gusto a scrivere, ed essi non capirono niente. Lo scrive. Deve essere stato un professorino di quelli feroci. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo, e si tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Questo è il testo. Adesso noi dobbiamo fare alcune piccole osservazioni. Quando avviene questa trasfigurazione? Di notte. Io lì vi ho messo i due riferimenti, oppressi dal sonno, quando si svegliarono, il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, il versetto 37, quello immediatamente successivo alla conclusione del racconto. L'altra cosa importante è che la trasfigurazione avviene in un clima di preghiera. Il testo dice che salì sul monte a pregare, versetto 28. E il 29, mentre pregava. Ora, se voi prendete il capitolo 22 di Luca, che è il capitolo che dipinge la scena del Getsemani, anche lì il clima è di preghiera. E io vi ho messo alla linea 68 i versetti interessati. L'altro dato importante è che sia nella trasfigurazione sia nel Getsemani i discepoli ronfano, dormono. Quando si svegliarono alla trasfigurazione hanno visto la gloria. È scritto. Quando si svegliarono videro la sua gloria. Poi abbiamo esseri che non appartengono più a questo mondo, che partecipano all'episodio. Qui abbiamo Mosè ed Elia, nel Getsemani Luca dice che un angelo andò a consolare il Signore. Poi, stranamente, c'è un altro riferimento, un altro legame, che fa un pochettino pensare. Qui nella trasfigurazione mi va molto bene che Luca scriva
che sono comparsi accanto a lui due uomini. Vide la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Ma nella resurrezione le donne vedono due uomini. Sono due angeli. Ma perché Luca scrive nella resurrezione due uomini? Poi specificherà che sono angeli. Ora, Luca è un po' birichino nel suo modo di scrivere. Diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Giuseppe di Arimatea schioda Gesù dalla croce, lo avvolge in fasce e lo depone nel sepolcro. Stessa sequenza dei verbi. Perché? Senz'altro Luca gioca su questi richiami per abituare il lettore a non essere bambino, cioè a non leggere l'episodio come fosse parte di una favoletta, ma a leggere il testo accostando altri testi per capire ciò che sta leggendo. Leggere che Maria diede alla luce il suo primogenito, la volse in fasce e lo depose nella mangiatoia, avviene una tenerezza infinita di fronte a questa maternità. E Luca dice, cucù, svegliati, guarda che quel tizio è quello lì. E quindi l'azione che sta facendo Maria in qualche maniera è profetica rispetto all'azione che farà poi Giuseppe di Arimatea. E quindi quella nascita è per quella morte. Qui invece voi avete due uomini e al sepolcro vuoto due uomini. Perché Luca nel sepolcro vuoto scrive due uomini se poi li chiama angeli? Senz'altro Luca vuole che si metta in parallelo la presenza di Mosè e di Elia che nella trasfigurazione parlano con Gesù di che cosa? Dell'exodus, della morte. Mentre, per antitesi, quei due uomini parlano della risurrezione. Il clima della trasfigurazione è identico al clima del Getsemani. A che pro? Noi diremo questa confusione di richiami, no? Per Luca la trasfigurazione è una sintesi anticipata del mistero pasquale. In quella trasfigurazione c'è già tutto. I discepoli, di fronte alla prima, alla seconda profezia della passione e di fronte al segno di Giona, non hanno capito un piffero. La trasfigurazione è una specie di grande riassunto perché i discepoli capissero qualche cosa. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto, ma gli altri evangelisti ci dicono che non hanno capito niente ancora. Capite perché è importante l'episodio di Marta e Maria? È l'ascolto che è fondamentale. Se tu non capisci ciò che avviene, non sai ascoltare. E quindi anche le parole che Gesù dice a rischio di non capirle. Il primo criterio ermeneutico della comprensione di una frase è il contesto. Se ti manca il contesto, tu la frase non la capisci. La Bibbia dice, Dio non c'è, sì, lo dice. E siccome la Bibbia in fatto di religione è in fatto di religione, la Bibbia è inerrante. Non sbaglia.
Dunque, se la Bibbia stessa dice che Dio non c'è, perché è scritto? Sì, bambini, è scritto, però la frasina che viene prima è la seguente. Lo stolto dice. Grande sollievo. Io non posso prendere la frase e toglierla dal contesto, altrimenti non la capisco più. Ormai è vecchia, ma a me è capitato, quando ero ancora studente al biblico, già prete, mio papà fa la ristrutturazione della casa e durante l'estate ho buttato via i libri e ho fatto, non il muratore, magari fossi così nobile. Meno ancora del manovale. Proprio i lavoracci più scemi li facevo io. E un giorno ero in calzoncini corti insieme ai muratori e mio padre mi dice, guarda che ci sono degli amici per te. Erano i testimoni di Geova. Quali mi hanno detto, noi siamo venuti a convertirvi, vabbè, niente di male. E abbiamo cominciato a discutere, a un certo momento mi sono arrabbiato, perché uno dei criteri che loro non osservano è proprio il contesto. Perché loro prendono la frase, e lì io mi sono arrabbiato proprio. Allora ho detto loro, dico, cos'è scritto, dico, nel testo biblico, dopo che Giuda tradì il maestro? E dice, andò e si impiccò. Bene, dico. E come conclude, dico, la parabola del buon samaritano? E va, fa anche tu lo stesso. È vecchia perché... Questo è stato il mio unico grande contatto ultimo con i testimoni di Geova e la racconto sempre. Il contesto, dunque, è un dato molto importante e qui il problema che noi stiamo affrontando è proprio questo. Il contesto che Luca vuole che il lettore della trasfigurazione abbia, deve essere il contesto della morte e resurrezione. Allora capisce il valore della trasfigurazione. La trasfigurazione non è un evento magico dove l'eroe mostra per davvero chi è, ma è un anticipo profetico perché gli apostoli sappiano ascoltare la persona del Maestro. Quindi capiscano che cos'è il messianismo per Gesù. È un messianismo glorioso e sofferente, non è solo glorioso. È un messianismo che è nelle mani di Dio, non è nelle mani del supereroe. E quindi Dio lo conduce come vuole lui, non secondo le nostre logiche. E l'uomo di fronte alla figura di Gesù vive questa esperienza, sonno. Noia mortale. Chiaro? Perché non risponde ai nostri schemi. E io ogni tanto mi diverto la sera quando ho finito di studiare, verso le 10:30, do un'occhiata, faccio un po' di zapping per vedere se c'è qualche film che merita. E c'è una serie di film con un antipaticone. L'attore si chiama Seagal, è un poliziotto americano, ciccione, non c'è niente che lo possa vincere, lui vince sempre. C'è uno è sempre furbo, è sempre bravo là con tutte le varie mosse, kung fu, karate, che ne so io, di una noia mortale. No, molto spesso quando pensiamo all'eroe lo pensiamo così. Sa tutto, vince su tutto, trova la soluzione di tutto. Ed era questo il concetto che gli ebrei avevano di Messia. E Gesù glielo rovescia. E gli ebrei, scusate, gli apostoli sono figli del popolo ebraico, e quindi anche loro ragionano così. E loro non hanno dunque il paio di occhiali corretti per capirlo.
E quindi anche certe affermazioni di Gesù vengono sconvolte. La trasfigurazione, dunque, va capita all'interno di questa logica. E l'anticipo è un messaggio, è una predica che Gesù fa ai suoi discepoli dicendo: questo è il Messia. Sofferenza, come nell'agonia del Getsemani, e gloria. Questo è quello. Perché nel progetto di Dio la salvezza passa misteriosamente attraverso questo binario che è inscindibile. L'umiliazione, il nascondimento, la sconfitta, la sofferenza, la vittoria sulla morte, la gloria, l'essere seduto alla destra di Dio, il trionfo dell'ascensione, cioè questo è quello. E nell'esperienza di fede del credente è la stessa cosa. Non c'è solo una rotaia, c'è anche l'altra, ma non c'è solo la seconda, c'è anche la prima. Noi invece preferiremo solo la rotaia del trionfo, della gloria, della vittoria. No, cioè questo è quello. Perché? Boh, Dio ha deciso così. Che la salvezza passi attraverso questo intreccio di sofferenza e di gloria, ma anche di bene e di male. Il padrone seminò buon grano, il suo nemico seminò la zizzania. Signore, andiamo ad estirpare? No, 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 no. Questo è il nostro cuore. Ma questa è anche la nostra vita. Ed è all'interno di questo sentiero, dove noi molto spesso ci sentiamo polarizzati. Paolo lo dirà con parole bellissime, rubate alla letteratura latina. Vedo il bene, lo approvo, ma poi mi accorgo che non ce la faccio e combino corbellerie. Video bona proboque deteriora sequor. Questo è il mistero dell'uomo e Dio salva l'uomo non disincarnando l'uomo, ma lasciandolo nella sua misteriosità. E quindi adopera quel criterio, che è un criterio umano, di profondo rispetto della nostra identità. Difficile da capire, ma le cose stanno così. Vediamo, siamo alla linea 75, vediamo che cosa discutono Mosè, Elia e Gesù. Oi obscentes, gli apparsi en doxe nella gloria, e legon parlavano ten exodon autu, dell'esodo di lui. Questa frase, che è anche molto simpatica, diventa però una chiave di lettura. Quando uno si interroga, come credente, che cos'è la mia vita? Tua vita è un esodo. E allora tu trovi rispecchiata la tua vita nell'avventura che gli ebrei hanno vissuto dall'Egitto alla terra promessa. Ciò che leggi non è altro che un leggere il tuo specchio. C'è solo quell'esodo? No. Voi avrete sentito tante volte parlare, da parte del sottoscritto, dell'esilio di Babilonia. A Babilonia, verso l'ultima fase dell'esilio, c'è un profeta chiamato il Deutero Isaia, che dice: dimenticate le cose vecchie, cioè l'esodo che avete fatto dall'Egitto alla Palestina, nascono cose nuove. Sta per avvenire un nuovo esodo da Babilonia a Gerusalemme.
E quindi anche il ritorno degli ebrei da Babilonia a Gerusalemme è un esodo. Imparalo, leggilo. Cerca di capire perché è lo specchio della tua vita. Nell'ambito sapienziale esiste un terzo grande esodo, che è dall'insipienza alla saggezza. E quindi i libri sapienziali che ti spiegano questo passaggio non fanno altro che spiegare la tua esistenza. Quindi noi abbiamo come minimo nel testo tre specchi per capire il senso di ciò che stiamo vivendo. Questa frase per Luca è la chiave di volta non per spiegare quello che è avvenuto nella trasfigurazione, anche quello, ci mancherebbe altro, ma è per dare al lettore il criterio con cui valutare la propria esistenza. Se noi concepiamo la nostra vita come un passaggio dall'Egitto alla terra promessa, da Babilonia a Gerusalemme, dall'insipienza alla saggezza, noi cominciamo a capire anche non solo il significato della fatica che facciamo a maturare, a crescere, diciamocelo in termini espliciti, a diventare santi, costa fatica, ma anche prende senso perché il punto finale, che è quello che in qualche maniera determina tutta la fatica che facciamo, il punto finale è glorioso, è la terra di Dio, è Gerusalemme, è la sapienza che è Dio stesso. Contemporaneamente comprendiamo che la nostra vita non è un rimanere qui, ma è un passare di qui, che è un'altra cosa. Per cui la morte diventa parte integrante di questo itinerario, non è un qualche cosa estraneo all'itinerario. Perché la terra promessa, Gerusalemme, la sapienza sono oltre la morte. E quindi la morte fa parte dell'esodo, non fa parte dell'arrivo. La morte è l'ulteriore passo per arrivare alla meta dove Dio ci vuole. Capite cosa si nasconde dietro a questo testo? È un modo di concepire la vita e la nostra morte. Non sono una cosa e la morte un'altra. No, sono la stessa cosa. Sono un esodo.